Una delle piante più apprezzate e quindi presenti all'interno delle nostre case è questo, il geranio, che è considerato un vero e proprio re dei nostri giardini e delle nostre terrazze. Io in questo video vi mostrerò come riuscire a coltivarla nel migliore dei modi, quindi vi svelerò tutti i segreti che occorre conoscere per poterla fare crescere in fretta e rigogliosamente. In più vi farò vedere come riuscire ad ottenere delle fioriture che siano durature e rigogliose. Ma non solo, vi mostrerò anche come riuscire a farla riprodurre. Seguite il video perché è davvero molto interessante. Quando si decide di prendere una pianta, portarla in casa e quindi prendersene cura, il metodo migliore per poterlo fare è quello di cercare di capire l'ambiente nel quale questa vivrebbe in natura e quindi poi riprodurlo nel posto nel quale l'andremo a mettere, quindi o in casa o in terrazzo o in giardino. Quindi le cose importanti da capire sono luce, temperatura, terreno, eventuali parassiti e malattie, al fine di poterli curare e debellare, o meglio ancora prevenire. Ed infine, la cosa più importante, che molti sottovalutano, però in realtà è la principale causa di morte delle piante nei nostri giardini o nelle nostre case, l'irrigazione. Infatti sbagliare questa e quindi dare o troppo poca o troppa acqua farà andare in sofferenza le radici della pianta e quindi la farà morire. Luce e temperatura. Il geranio è una tra le piante che più ama la luce ed in particolar modo i raggi del sole diretti, quindi se riuscirete a posizionare questi in un punto nel quale riusciranno a prendere luce dalla mattina alla sera, ne trarranno un enorme beneficio, perché proprio grazie all'azione clorofilliana prodotta dalle foglie questi produrranno più boccioli, quindi più fiori, e la fioritura sarà più intensa. Questo vale per tutti tranne che per la varietà imperiale, che al massimo dovrà essere esposta al sole per mezza giornata, dopodiché è consigliabile un punto all'ombra, quindi casomai mai un punto nel quale il sole la mattina arrivi, ma poi col passare delle ore se ne vada. Questa è una pianta che odia il freddo e le gelate, quindi le temperature ideali alla quale questa potrà vivere sono tra i 6 e i 28 gradi centigradi. Mi raccomando, se vivete in un posto nel quale all'esterno la temperatura comunque scende sotto lo zero, io vi consiglio di non mettere mai questa in terrapiena, in modo che appena arriverà l'autunno o l'inverno si possano prendere i vasi e si possano riparare o all'interno di una serra o in casa. Come e quando bagnare? Il geranio è una pianta che è considerata ingorda, ma perché? Perché ha molta sete e molta fame. Però, a differenza di quello che si può credere, quindi bagnarla molto e tenere il terreno bagnato, questa è una cosa assolutamente sbagliata, perché pur avendo bisogno di tanta acqua, teme i ristagni d'acqua, quindi tra un'annaffiatura e l'altra bisognerà fare sempre asciugare il terreno. E altra cosa importante, quando la si bagnerà bisognerà stare attenti a non bagnare mai l'apparato fogliale o i fiori, ma andare direttamente con un annaffiatoio alla base, quindi nel pane radicale, e poi bagnare direttamente la base della pianta. Questo perché? Perché se dovessimo bagnare le foglie e queste dovessero rimanere umide, ci sarebbe il pericolo che si formino muffe, funghi e batteri, che potrebbero ammazzare addirittura la pianta, farla morire nel giro di pochissimo tempo. Stessa cosa per i fiori, li farebbero marcire. In realtà non esiste una regola che ti dica ogni quanto andare a bagnare la pianta, ovvero non si può dire bagnala ogni giorno, ogni due giorni, ogni settimana, non è a cadenza. L'unico modo per capire quando e come bagnarla sarà col dito andare a toccare il pane radicale e quando sentirete che da umido è diventato asciutto, allora quello sarà il momento per procedere con l'operazione di irrigazione. Come già detto, ma lo sottolineo perché è davvero molto importante, questa è una pianta che teme davvero molto i ristagni d'acqua, quindi nell'ipotesi che voi abbiate la pianta in un vaso e ci sia il sottovaso sotto, quando bagnate, quando avrà finito di scolare l'acqua che avete messo nel vaso, dovete verificare che non ci sia acqua nel sottovaso e nell'ipotesi toglierla. Alcuni vi consigliano di non mettere proprio il sottovaso, casomai se avete il vaso in balcone, semplicemente tenere il vaso senza il sottovaso e bagnare tranquillamente, ma se siete in condominio e sotto avete qualcuno, quindi se c'è un vicino, io vi consiglio di non farlo perché sicuramente avrete storie col vicino di sotto. Quindi un buon metodo per evitare comunque di svuotare ogni volta il sottovaso, ma essere sicuri che le radici che ci sono in fondo non vadano a toccare l'acqua del sottovaso, è quello di prendere un po' di argilla e metterla nel sottovaso in questo modo e poi semplicemente posizionare il vaso sopra il sottovaso. Così facendo creerete un micro spessore che permetterà comunque che le radici del vaso non tocchino l'acqua. Concimazione.
Per quanto riguarda la concimazione, il discorso cambia, proprio perché questa è una pianta vorace, quindi la concimazione dovrà essere fatta ogni 15, massimo 20 giorni. E addirittura, se vedete che le foglie tendono a ingiallire oppure la pianta a non crescere, si dovranno ridurre i tempi di concimazione tra una e l'altra e arrivare addirittura a 10. Ci sono tre tipi di concimi che si possono utilizzare: quello granulare, quello liquido e lo stallattico. Lo stallattico lo consiglio solo e unicamente nell'ipotesi che questa venga messa in terra piena, se no rimangono appunto il granulare e il liquido. Però tra i due, quello più assorbibile, ed è quello che io consiglio, è quello liquido. Altra cosa importante da rispettare al fine di eseguire una corretta concimazione è che questa avvenga tra un periodo compreso tra la metà della primavera e la metà dell'autunno, proprio perché in questa fase la pianta sarà in pieno stato vegetativo, quindi produrrà sia fiori che foglie. Quando invece saremo oltre la metà dell'autunno, quindi intorno a ottobre e novembre, la pianta cesserà di produrre fiori e foglioline, non servirà più il nutrimento, un sostentamento perché questa cresca, e quindi andrà in fase di dormienza. E bisognerà smettere a quel punto di dare qualsiasi tipo di concime, ridurre le irrigazioni e lasciare la pianta tranquilla sino all'inizio della primavera successiva. Dopodiché si ripartirà con delle abbondanti irrigazioni e anche concimazioni. Nell'ipotesi che voi non vogliate comprare un concime, ma ve lo voleste produrre da voi in casa e praticamente a costo zero, se bevete il caffè io vi consiglio di tenere le cialde o i fondi della macchinetta, e una volta che li avrete fatti essiccare al sole per circa un'oretta, in modo che nell'ipotesi che ci siano funghi, muffe e batteri il sole li uccida, allora a quel punto prendere ciò che la risulta e semplicemente cospargerla sul pane radicale nella superficie, dopodiché bagnare. In alternativa andrà benissimo anche della cenere naturale. Terreno. Un buon terreno che vada ad ospitare questa pianta deve avere queste caratteristiche, quindi drenante, fresco, soffice, ma soprattutto ricco di elementi nutritivi. Altra cosa importante, deve essere un terreno basico, quindi non deve essere assolutamente sotto il pH 7, perché sennò rischiereste che la pianta poi non fiorisca e comunque patisca durante la crescita. Per essere sicuri che il terreno rimanga basico, basterà mettere periodicamente, quindi all'incirca ogni settimana, del carbonato di calcio o, in alternativa, se non ce l'avete, della cenere naturale. Altra cosa importante, una buona miscela si crea semplicemente mischiando della torba di buona qualità e dell'argilla espansa con queste proporzioni, quindi la torba un 80% ed il restante 20% di argilla espansa. Quindi quando andrete a creare una nuova piantina, casomai tramite seme o tramite talea, o semplicemente andrete a rinvasare la pianta, utilizzate questa miscela. Rinvaso. Questa è un'operazione che avviene essenzialmente per tre motivi. Il primo è la pulizia delle radici, quindi quando tirerete fuori il pane radicale dal vaso sarà sufficiente pulire le radici, farle diventare nude e poi fare una cernita, togliere via tutte le ammalorate e le vecchie e tenere soltanto quelle giovani. Il secondo motivo è appunto quello di cambiare la terra. Quando pulite le radici, a quel punto sarà sufficiente cambiare con del terriccio nuovo e andare a rimettere all'interno del vaso. E il terzo motivo è quello che semplicemente la pianta crescendo avrà bisogno, avendo sviluppato un apparato radicale importante nell'arco dell'anno, di uno spazio più grande nel quale crescere. Quindi io a quel punto consiglio di prendere un vaso che sia leggermente più grande rispetto a quello di prima, massimo 3-4 cm, mai più grande, perché se lo prendeste più grande ci sarebbe il pericolo che, mettendo questa pianta in un vaso che appunto fosse più grande di questo qui, l'apparato radicale tenderebbe comunque a riempire tutto lo spazio che ha a disposizione, e per fare questo la pianta darebbe comunque priorità allo sviluppo delle radici, lasciando comunque indietro lo sviluppo di foglie e di fiori. Quindi rischierete che nell'anno del travaso la pianta non fiorisca. Questa è un'operazione che andrà fatta tassativamente quando la pianta è in fase di riposo, quindi dalla fine dell'autunno all'inizio della primavera. Se doveste farlo quando è in fase vegetativa, rischiereste di interrompere la formazione dei germogli, ma soprattutto dei fiori. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi togliere il pane radicale dal vecchio vaso, ma prima di farlo verificate se nella parte inferiore del vaso fuoriescano delle radici. Nell'ipotesi dovrete toglierle in questo modo, ecco qua, così, perché se non lo farete, quando farete l'operazione per tirare via il pane radicale come in questo modo, le radici tenderanno a tenere e a trattenere praticamente l'apparato radicale attaccato al fondo del vaso. Così facendo, quindi avendole eliminate tutte, il pane radicale verrà via proprio tranquillamente, come in questo caso, ecco qui. Non resterà altro che rompere il pane radicale
togliere tutte le parti delle radici ammalorate, cambiare la terra nell'eventualità che sia comunque una terra esausta e poi andare semplicemente ad inserire all'interno del nuovo vaso la pianta. Mi raccomando, ricordatevi di mettere circa 2 cm sul fondo del nuovo vaso in modo che non si creino dei ristagni d'acqua che sarebbero davvero pericolosi per la pianta. Una volta fatta l'operazione, poi andare a rinzaffare negli spazi vuoti con del terreno nuovo e l'operazione sarà ultimata. Pulizia. Al fine di evitare che questa pianta venga attaccata da funghi, muffe, batteri o anche semplici parassiti, è importante eseguire una corretta e costante pulizia. Perché, come in questo caso, se ci fossero delle foglie cadute sul pane radicale o semplicemente secche sui rami, queste potrebbero ammuffire e marcire, quindi far arrivare delle muffe che intaccherebbero la pianta o essere dei veri e propri richiami per piccoli insetti che andranno per banchettare e quindi, una volta arrivati alle foglioline marce, poi attaccherebbero anche la pianta. Per pulire la pianta basterà procurarsi delle piccole forbicine e dopo averle sterilizzate con dell'alcol etilico o meglio ancora con della candeggina si potrà procedere con l'asportazione delle parti ammalorate oppure vecchie. Si potrebbe fare anche in un altro modo, usare semplicemente le mani, come in questo caso, guardate, basta semplicemente tirarle via. Ecco qua. Nell'ipotesi, appunto, che dobbiate tagliare invece dei rametti, mi raccomando, spezzare il rametto è pericoloso e anche spezzare i fiori, perché sono molto più resistenti che le foglie. Allora a quel punto fate in questo modo, guardate, andate semplicemente a prendere il rametto e alla base di questo, quindi del fiore, praticare un taglio, guardate, a circa 0,5 cm rispetto al tronco, proprio per evitare di rovinare il tronco con la forbice. Ecco qua. Anche in questo caso questa è secca, via. E fate così per tutte le foglioline che ci sono. E questo è il risultato finale. Quindi qui ci sono tutte le foglie che abbiamo tolto e questa è la pianta che è rimasta. Bella pulita, però devo dire che esteticamente non è il massimo, proprio perché ha dei rami molto spogli, abbastanza alti, però non è armoniosa. Ci sono due modi per poterla rendere di nuovo armoniosa. Allora, il primo è semplicemente cimare i germogli che ci sono agli apici, in modo che poi la pianta negli steli produca nuovi germogli, tutto dove ci sono gli attacchi delle foglie, e rimpolperà la parte del verde, quindi diventerà di nuovo una pianta bella rigogliosa. Il secondo metodo è tagliarla proprio alla base e far ricrescere tutta la pianta, e con ciò che taglierete potrete, volendo, creare delle nuove piantine tramite talea, quindi non andrà neanche sprecato ciò che andrete a tagliare. Questa è una pianta che comunque io voglio abbassare di altezza, quindi ridimensionarla, perciò taglierò tutti i rami. Allora tagliamo così, poi andiamo a tagliare qui, qui e qui. Ecco qua. Tagliamo anche questa. Così facendo avremo ottenuto una pianta che comunque rigenererà dalla parte basale tantissimi piccoli germogli e comunque si ricreerà nel giro di pochissimo. E abbiamo ottenuto anche tantissime talee. Eccole qua. Trascorsi all'incirca 10 giorni da quando abbiamo eseguito la pulizia e il taglio della pianta, andandola a riprendere potremo notare che nei rametti di questa si sono formati un sacco di germogli, eccoli qua, guardate, stanno crescendo assolutamente in maniera rapida e sana. Quando questi saranno più grandi, quindi quando avranno raggiunto delle dimensioni di circa 10-15 cm, ridoneranno aspetto vigoroso e armonioso alla pianta. Quando poi cresceranno ulteriormente, se vorrete, potrete nuovamente ritagliare la pianta, dando così un'ennesima nuova vita alla stessa e, con i rametti di risulta, fare altre nuove piantine. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio i germogli, eccoli qua. È davvero impressionante pensare a quanti ne siano nati, ma soprattutto quanto siano cresciuti in fretta. Quindi questa è la riprova che la pianta abbia tratto degli enormi benefici dalla pulizia. Trascorsi all'incirca altri 20 giorni, la pianta è cresciuta ulteriormente, si sta sviluppando davvero in una maniera molto rapida ed in più ha iniziato a produrre i primi fiori, questo addirittura si è aperto. E se andiamo a guardare nei germogli, quasi ogni germoglio nuovo che ha prodotto la pianta ha iniziato a creare dei boccioli. Ecco qua. Direi che è davvero un ottimo risultato.
Quindi adesso non resterà altro che togliere queste quattro foglie che inizialmente avevamo lasciato per permettere alla pianta di respirare, perché ormai queste non hanno più lo scopo di farla respirare, dato che ci sono tutti i germogli nuovi. Quindi semplicemente sarà sufficiente staccare le foglie, così, con le dita. Ecco qua. Fate attenzione a non strappare i nuovi germogli durante questa operazione. E direi che l'operazione è finita. E la pianta adesso è praticamente una pianta nuova. L'operazione è assolutamente riuscita. Malattie, parassiti e cure. Questa è una pianta davvero rustica, quindi molto resistente all'attacco di funghi, muffe, batteri e anche all'infestazione di piccoli insetti. Però potrebbe capitare. Nell'ipotesi degli insetti ciò che teme di più è il ragnetto rosso. Vi accorgerete se la pianta è stata infestata o meno proprio perché le foglie avranno questo aspetto, tenderanno ad arricciarsi e a cambiare colore, perché il ragnetto si andrà ad insinuare nella parte inferiore della pianta, dove ci sono le venature, e succhierà tutta la linfa vitale che servirebbe alla foglia per crescere e, non avendola più, la foglia morirà. Potrebbe essere anche colpita da ruggine, come in questo caso avrà un aspetto come se l'avessimo proprio sporcata con della ruggine di ferro. Oppure potrebbe essere colpita, e quello è un pochettino più grave, dalla muffa grigia o bianca. Allora a quel punto basterà in tutti i casi lavare molto bene la pianta sotto un rubinetto con dell'acqua che sia tiepida, quindi né calda né fredda, perché sennò gli farete subire uno shock termico, e una volta che sarà ben pulita spruzzarla con una soluzione di acqua e olio di neem al 10%. Se ahimè invece verrà colpita da un piccolo insetto che non è altro che una farfallina, allora a quel punto purtroppo dovrà essere curata non più con metodi naturali quale potrebbe essere l'olio di neem, ma con un prodotto chimico, proprio perché la farfallina tenderà a fare delle piccole uova nella parte inferiore delle foglie che, una volta schiuse, produrranno degli animaletti che, per vivere, andranno a mangiare letteralmente la pianta, insinuandosi addirittura nel tronco. Se non la curerete, la pianta morirà sicuramente. Potrebbe capitare di trovarvi in una situazione come questa, quindi con delle foglioline che sono state letteralmente mangiate, e il più delle volte le responsabili sono loro, quindi delle lumachine con e senza guscio. Liberarsene, quindi curare la pianta, è davvero molto semplice: basterà o un po' di olio di neem oppure mettere alla base della pianta un piccolo contenitore con della birra all'interno. Loro ne saranno attratte, andranno all'interno del contenitore e, una volta che ci finiranno dentro, ahimè per loro, moriranno affogate. Guardate, la lumachina l'ho tolta dalla fogliolina, ma incurante di me ci sta riandando direttamente sopra, perché insomma diciamo che ha un po' di fame, ma in questo caso diciamo che non è il caso che continui a mangiarsela. Riproduzione. Questa è una pianta che si può riprodurre essenzialmente in due modi. Il primo è tramite seme, ma è una tecnica che io sconsiglio perché proprio da quando si mette il semino nella terra sino a quando si potranno notare i primi fiori sulla pianta potrebbero passare addirittura 3 anni, quindi davvero molto tempo. Il secondo metodo è tramite talea, quindi semplicemente prendere dei pezzettini della pianta e metterli o in acqua e aspettare che questi producano delle radici e poi spostarle nel terreno, oppure direttamente nel terreno. Ma nell'ipotesi che vogliate approfondire questo argomento, io qui sotto in descrizione ho postato il link del video inerente alla riproduzione per talea del geranio. È davvero molto carino, andatelo a guardare. Riparo della pianta nei periodi freddi. Ricordatevi che questa è una pianta perenne, ma cosa significa? Che se curata nel migliore dei modi, questa potrebbe vivere nelle nostre case anche per parecchi anni. Il segreto è, soprattutto d'inverno, curarla e metterla al riparo nel modo giusto. Quindi, se vivete al sud, quindi con temperature leggermente più alte, io vi consiglio di coprirla quantomeno con un tessuto non tessuto. Questa potrà stare sia all'aperto che in casa, perché le temperature comunque non scenderanno quasi mai sotto lo zero. Se invece vivete al nord, allora a quel punto le cose cambiano, le temperature saranno troppo rigide per questa pianta per poter stare comunque fuori e quindi andrà tassativamente riparata. Ed è proprio per questo che io consiglio di non mettere mai in terra piena, se si vive al nord, questa pianta, proprio perché sennò bisognerebbe toglierla dal terreno, rinvasarla e poi coprirla. Perché non basterà un semplice tessuto non tessuto per poterla riparare dal freddo, dovrà essere per forza messa al riparo o in una serra o all'interno di casa. Altra cosa molto importante è che durante il periodo autunnale, ma soprattutto quello invernale, le irrigazioni si riducano drasticamente, quindi che si bagni la pianta più o meno una volta alla settimana, proprio perché la pianta sarà in fase di riposo, quindi le foglie non dovranno più crescere, non ci sarà un bisogno di supporto idrico per fare crescere quindi né foglie né fiori, e a quel punto sarà veramente sufficiente una volta alla settimana. E
quando bagnate non lo fate mai di sera, ma solo di mattina, perché se dovesse durante la notte arrivare una gelata, questa rischierebbe di far gelare le radici e quindi di fare morire la pianta. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli un'occhiata, perché adesso qualche video c'è e sono sicuro che qualcosa di carino tra questi riuscirete anche a trovarlo. Se vi piacciono questi video, vi chiedo un'altra cortesia, condivideteli sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. E ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.